Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlogmas. Sono di corsissima perché stamattina presto già sono uscita per portare fuori lei, per portare Fede a scuola, poi sono andata a fare una commissione, sono tornata a casa, anzi no, sono passata anche dal supermercato a prendere proprio quattro cosine, latte, uova, queste robine qua. E adesso sono tornata a casa, mi sono messa a dare una sistemata molto molto rapida, ma devo continuare. Però devo andare a prendere Fede a scuola perché oggi esce prima, il venerdì esce, fa mezza giornata di prassi a scuola e quindi volevo aprire velocissimamente con voi il calendario dell'avvento di Make Up Revolution, vedere cosa c'era ieri e cosa c'è oggi, perché anche ieri non ho avuto il tempo di aprirlo perché siamo andati in giro a vedere per gli ultimi regalini di Natale, quindi lo apro molto velocemente insieme a voi. Allora, devo aprire 13, che è questo qui, che già dalla forma pare una matita di uno splendido colore. Come al solito è un... sentite, la lascio lì. No, ok, ce l'ho fatta. Allora, questa qua si chiama Divine. Divine, insomma, avete capito. Ed è questo splendido viola. E poi 14, eccolo qua, che sarà appunto un rossettino. Vediamo un po', sempre sui toni del rosso. Si chiama Seduce ed è proprio un rosso, un bordeaux direi. Molto carino anche questo. Molto molto scuro però, è proprio un bel rosso bordeaux. Molto bello, tanti rossi ci sono, vabbè che è natalizio quindi ci sta, però anche questo mi piace un sacco, io amo questi colori qua ragazzi, i rossi li metto proprio per le occasioni un po' più, sono un po' più difficili da gestire quindi non li metto tanto, soprattutto adesso. Comunque, bando alle ciance, anche oggi l'abbiamo aperto. 5 minuti e devo scendere, non mi ricordo... dove ho messo le scarpe perché sono appena arrivata, sparite le mie scarpe, no, eccole qua. E cosa vi volevo dire, che il tempo sta volando letteralmente perché oggi è già 14, veramente in un attimo sarà Natale, quindi sta veramente passando velocissimo il tempo, anche per la mia gravidanza, noto che da 15 giorni, un mese a questa parte sta proprio volando il tempo e niente, tanto è così, quindi passerà veloce. Fede tra l'altro mi ha detto che all'uscita da scuola ci sarebbe stata una specie di bancarella di libri, infatti ne voleva prendere uno ma... non so se si è confuso perché mi sembra strano che lo facciano a quest'ora, comunque daremo un'occhiata. E in più oggi pomeriggio passeranno i miei a trovarci, non so se ci sarà anche mia nonna o meno, comunque sono contenta che passano, mi fa sempre piacere vederli. Quindi mi devo sbrigare ragazze, devo anche dare una sistemata alla casa, finire, far pranzare Fede, insomma di corsissima, quindi... perdonate questo vlog super super pasticcione come al mio solito, super veloce, ma sapete che quando mi ricordo, quando ce la faccio, vloggo, perché vi ho promesso, insomma, tutti i giorni mi è infattibile, anche perché non ci sarebbero grandi contenuti, poi sarebbero tutti uguali, però ce la metto tutta, quello ve l'ho promesso e quello lo farò. Ora scappo a prendere Fede e ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, maxi corsa, sono contentissima perché sono riuscita a fargli tagliare i capelli a Fedino. Sì, l'avete sentito cantare, adesso si sta facendo la doccia perché è tutto euforico, perché è tutto carino, sistemato. L'ho portato a tagliare i capelli perché li aveva veramente lunghissimi, proprio un panettone, cioè già una roba
incredibile e lunedì ha la recita. Quindi almeno insomma è tranquillo, insomma, che è tutto ordinato, tutto carino. E niente, siamo passati anche in panetteria, ho preso giusto il pane e questi dove li ho messi? E ho preso anche questi biscottini che erano in offerta dalla panettiera e sono dei biscottini di pasticceria che ho preso per adesso, insomma, quando vengono i miei per un caffè, insomma. Quindi questi e poi il pane, maxi sacchettone di pane. E ora preparo anche qualcosina per pranzo. Buongiorno ragazze. Oggi 15 dicembre. Come state? Spero siate tutte bene. Ieri non sono più riuscita a vloggare, vi chiedo perdono, ma sono giornate un po' intense tra Fede che comunque poi oggi e domani non ci sarebbe stato, quindi volevo proprio godermelo. Poi ha fatto la doccia, quindi l'ho sistemato. Poi, come vi ho anticipato, mi pare ieri sono Nala? Vabbè, come vi ho anticipato, mi pare ieri nel vlog sono venuti a trovarci i miei, c'era anche mia nonna, quindi insomma mi sono un po' persa, ecco, mi sono dimenticata completamente del vlog, però insomma cerco di recuperare oggi così chiudo questo vlog con 2 giornate e ve lo carico stasera. Oggi è 15, stamattina ho già aperto il calendario con Fede, però ho preso la scatolina qua di tutti i prodottini per farvi vedere cosa ho trovato. E se non erro, sì, è questa qui, ho trovato questa matita qua. Se volete magari la apriamo insieme, aspettate che vi appoggio qui. La apriamo, aspettate. Devo trovare il trattino, eccolo. E facciamo uno swatch, almeno quello, visto che stamattina anche non ho pensato di iniziare il vlog, quindi insomma sono un po' stordita in questi giorni. Allora, vediamo un po' se ce la faccio. Non veniva via il tappo. Facciamo uno swatch qui, colore bellissimo, lo vedete? Aspettate che mi metto alla luce, ma è un bellissimo colore. Questa qua si chiama Drama. Ero convintissima di avere anche il rossettino uguale, invece mi sono sbagliata. Cioè, secondo me sono tutti prodotti diversi, comunque è un colore molto bello, proprio un color vino. Proprio vino, vinaccia tra viola e rosso, insomma, molto molto bello. E niente, quindi i prodottini sono sempre di più, siamo a metà mese. E niente, detto ciò, io vado a buttare la carta. Inizio a vedermi cosa fare per pranzo, anche perché alle 2:30 viene la mia amica a trovarmi. E stiamo un po' insieme, quindi insomma volevo che fosse tutto a posto. Devo ancora passare l'aspirapolvere e fare alcune cose a casa, però prima voglio anche pensare al pranzo perché inizio ad avere un po' fame. E poi stasera voglio assolutamente rifarmi le sopracciglia perché sono troppo spesse, ma poi guardate, non riesco più a farmele bene. Dovrei farmele fare bene dall'estetista una volta e poi seguire la forma perché iniziano ad avere delle forme tutte loro. E niente, quindi stasera doccia, capelli, sopracciglia, insomma farò un po' di robine perché scusate se non vi guardo, guardavo l'anteprima per vedere quanto sono brutte. Cioè, le sopracciglia per me sono la cosa importantissima e proprio non mi piace la forma che ho. Al momento proprio orribile. Mi sbrigo, passo già l'aspirapolvere, lavo a terra e poi mi metto sul pranzo perché ragazze sto morendo di fame. Allora, volevo tirare fuori già per stasera i
cosciottoni di pollo che voglio fare con le zucchine questa sera. E invece adesso mi sono fatta gli spaghettini tipo i noodles, non so se avete presente, ho anche preso le bacchettine tanto per sentirmi più in Cina. Quindi vi appoggio qua e mentre mangio magari chiacchieriamo. Buonissimi, ne avevo davvero voglia. Tra un'ora e mezza più o meno arriva la mia amica, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vederla perché è un po' che non ci vediamo. E magari ci guardiamo un film, adesso vediamo che cosa fare o se uscire, ma non penso perché stamattina mi sono svegliata veramente con un mal di testa, ma proprio un cerchio la testa. E so anche il motivo, perché stanotte proprio mi svegliavo e mi sentivo tutta rigida sul collo, tipo crampo, no? Ero proprio rigida e secondo me quello mi ha portato proprio da qua dietro ad avere poi un mal di testa stamattina, ma mi è arrivato dopo un po', non subito. Che buoni. E niente, cosa posso raccontarvi? Martedì vado a... No, lunedì, partiamo da lunedì magari. Lunedì siamo tutti emozionati perché ci sarà la recita di Fede. Andremo a vederlo, non vediamo l'ora. E poi subito dopo la recita avrò la visita dalla ginecologa, quindi doppia emozione, lunedì giornatona e martedì invece devo andare a ridere gli esami della curva glicemica e degli esami del sangue che avevo fatto la settimana prima. Quindi insomma, inizio settimana abbastanza intenso. Tra l'altro, è un po' che non faccio un mukbang, makbang, non so mai come si dice, ormai lo sapete. Quindi se vi fa piacere che ne faccia uno da sola con Ricky, insomma, scegliete voi, fatemelo sapere nei commentini, ogni tanto mi fa piacere, insomma, sapere di fare qualcosa che vi fa contente. Io devo ammetterlo, sembrano una cretinata sti mukbang, però mi ritrovo comunque a guardarli. Mi rilassano. Ecco, quando vedo qualche video mukbang comunque mi aiuta a rilassarmi. A volte più di un ASMR, quelli lì comunque in cui si sussurrano. Mentre aspetto che arrivi la mia amica, vi volevo mostrare cosa ho preso insieme a Ricky 2 o 3 giorni fa. 2 giorni fa sono passata da The Zenith e da Prenatal, però da Prenatal non posso farvi vedere tutto per ovvi motivi, ma dopo Natale vedrete tutto sicuramente. Però queste due cosine di Prenatal ve le posso far vedere, proprio queste, solo queste due. Allora, ho trovato un'offerta di detersivi, visto che devo lavare poi le cosine di Alessandra. Ho trovato, allora, questo sarebbe costato più di 6 euro, sui 6 euro mi pare. Questo 3 euro e qualcosa, e invece c'era l'offerta a 6 euro tutti e due, quindi li ho presi. Il detersivo ipoallergenico e l'ammorbidente, sempre della stessa linea. Poi, da The Zenith invece, ho trovato un sacco di cosine carine. Allora, ho preso queste ciabatte, babbucce, insomma, quello è, ciabattine, da sostituire, da alternare con quelle unicorno, con cui mi trovo molto bene perché sono super calde. Quelle me le aveva regalate Marta l'anno scorso. Invece queste qua ho detto vabbè, per alternare quando devo lavare le altre, perché sono bianche e si sporcano veramente con una facilità estrema. Quindi ho preso queste qui,
c'erano di Topolino, c'erano di un sacco di altre fantasie. Io ho scelto queste qui, rosa, con scritto I need my morning coffee, ho bisogno del mio caffè mattutino. E dentro, ragazze, sono di una morbidezza incredibile, quindi mi sento di consigliarvele perché sono, insomma, piccoline, non sono ingombranti come magari possono esserlo delle ciabatte così, per farvi capire. Sono un po' meno vistose, ma comunque super super calde, sono veramente veramente carine. E queste qua 9,99 euro. Ripeto, ci sono un sacco di fantasie. Poi questo non ve lo posso mostrare perché è un pensierino che ho preso in più al regalo di Natale per Riccardo, quindi niente. Poi anche qua ho trovato un'offerta. Ho preso questo slip, diciamo per Capodanno, anche se sì, lo so che si usa il rosso, però pazienza, quest'anno me ne frego, perché mi piacevano un sacco queste mutandine. Con i brindisi capodannose, insomma, molto carine. C'era l'offerta, questa più la maglietta. E maglietta ho preso questa qui, perché mi sapeva, insomma, adesso vi spiego. Allora, guardate, è una maglietta rossa con cui sopra magari, a cui sopra si può magari mettere un coprespalle o una. Come si chiamano quei golfini che non si chiudono sul davanti? Blusa? No. Vabbè, comunque avete capito, quei golfini sbottonati, diciamo. E con scritto appunto Santa, please stop here. E la freccia mi finisce proprio sulla panciona, quindi mi piaceva tantissimo da mettere sotto le feste, insomma, da mettere nel periodo natalizio. Quindi queste due, poi ho preso questo pigiamone, perché sono scarseggiante di pigiami, guardate che bel colore, quando l'ho visto non ho saputo resistere. Ci sono diversi tipi di pigiami da The Zenith, c'è la linea da 25 euro che non è questo, è quello che ho a unicorno. Quelli con un peluche davanti, quelli un po' più lavorati, costano sui 25-26 euro, alcuni anche di più. E questo qua invece è di quelli della linea che costa meno perché è semplicemente di tessuto senza peluche, senza applicazioni davanti, eccetera. E il pantalone è di questo violetto stupendo, questo è il mio colore preferito per eccellenza e rimane molto molto morbido, cosa che a me serve tantissimo adesso, che sia morbido sulla pancia. E poi questa è la maglia che va sopra, che appunto non è un bianco, è un panna con tutti i disegnini dello stesso colore del pantalone, quindi lilla, rosa, cuoricini, la scritta brr che freddo, la sciarpina, i guantini, la cioccolata calda, la fogliolina, insomma, davvero carina. Davvero, davvero molto carino. Mi è piaciuto subito perché è molto semplice e l'ho preso. Quindi queste sono le cosine che volevo mostrarvi. Tra l'altro, a differenza di quelle che ho unicorno, queste sono ancora meglio perché non hanno neanche i pallini. Quelle unicorno, adesso evito di farvelo vedere perché comunque sotto non è che siano super pulite avendole utilizzate, però hanno dei puntini di plastica che fanno tipo da antiscivolo, però io avendo comunque il legno, quando lavo per terra fanno snack, snack, snack e con questo non dovrebbe farlo, ma proveremo insieme. Scopriremo se lo fa o no, ma non penso. E qua appunto i detersivi. Quindi questo è quello che ho acquistato al centro commerciale l'altro giorno mentre siamo andati per i regali di Natale. Anche se in realtà non li ho ancora finiti, mancano ancora due persone. E poi ho finito finalmente.
Quindi penso che magari lunedì o comunque sicuramente entro questa settimana, appena io e Riccardo siamo insieme, comunque concluderemo il tutto. E stop. Quindi questo è quanto. Adesso sto aspettando la mia amica, non so neanche l'ora. Sono le 2 meno 5, quindi vado a controllare il telefonino perché l'ho lasciato di là e magari mi ha già scritto aggiornamenti in merito, ma un quarto d'ora, mezz'ora dovrebbe arrivare. Allora, la mia amica è andata via, purtroppo, però ci siamo divertite un sacco perché ci siamo messe proprio a guardare un film di De Luigi che noi adoriamo entrambe, proprio ci andiamo pazze, pazze, pazze. Fatemi sapere se anche voi adorate questo attore, io lo stramo, veramente mi fa troppo, troppo ridere. E ci siamo visti il peggior Natale della mia vita. L'avevamo ovviamente già visto entrambe, però ci siamo scassate, poi tra amiche si ride ancora di più. E niente, io alla fine sto facendo il pollo, ho cambiato idea, ho voluto provare la padella, voglio provare a farlo un po' così, un po' diverso. Solitamente utilizzo il forno, ma non avevo voglia di mettermi lì, tirar fuori la teglia, non lo so, magari è anche più comodo perché lo lasci lì, non devi stare a seguirlo più di tanto, però volevo cambiare, ho utilizzato la padella e ora farò anche le zucchine e attenderò poi l'arrivo di Ricky che tornerà da lavoro. Io vi saluto qua, chiudo il vlog in maniera che riesca a editarlo e a caricarlo già stasera, sicuramente sul tardi o massimo massimo domattina. Scusate per il disordine di questi giorni, prometto che dalla settimana prossima cercherò di essere un pochettino più regolare, ma questa settimana sono stata stanca, ho fatto questo esame della curva glicemica che mi ha sballato veramente tantissimo. E quindi sono un po' stanca, un po', ma proprio fisicamente, quindi perdonatemi, faccio quello che posso. Però la prossima, che è l'ultima settimana prima di Natale, cercherò, promesso, di fare un vlog quasi ogni giorno, comunque un video, cerco di caricarvelo ogni giorno. E niente, vado dal pollo e dalle zucchine, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Un bacione, ciao!